Proseguono gli appuntamenti della Viva Verdi Multiculti, ieri la masterclass della scuola sovietica pianistica tenuta da Yulia Verevkina presso le Monacelle con gli studenti Filippo Salluce, Donato Semeraro, Asia Paradiso, Stefano Piancazzi. Per me è stato giocare in casa perché alla fine la mia impostazione è stata sempre quella sovietica, quindi è stata sempre ben disposta e accogliente. Secondo me è importante conoscere altre tecniche pianistiche come appunto quella sovietica e confrontarsi con altri artisti. È un'esperienza unica e ci fa apprezzare sempre di più il lavoro che facciamo, che è molto sudato alla fine. È stato molto interessante perché ci dà sempre un esempio di tecnica sovietica ed è stato utile per ampliare le proprie conoscenze e vedere altri pareri. A seguire un monologo dell'attrice Anna Onorati. Con ali gigantesche si posavano sul cespuglio. Una lettura di un testo a cui io sono molto affezionata, che racconta la storia di due bellissimi uccelli bianchi che si incontrano e si amano per sempre. Chiuso la serata la docente della masterclass che si è esibita con il violista Antonio Fauzzi. Abbiamo voluto raccontare l'evoluzione del linguaggio musicale partendo da Bach fino ad arrivare ai nostri giorni e quindi toccheremo i principali autori della musica e vedremo un po' come appunto la musica e il linguaggio musicale è cambiato, si è evoluto fino ad arrivare al linguaggio musicale che oggi conosciamo e che è più vicino a noi, alle nostre esigenze comunicative. Ecco, parlo di comunicazione perché riteniamo proprio che la musica sia un linguaggio molto diretto che arriva a tutti indistintamente, molto più facilmente prima di altri linguaggi artistici. Per questo pensiamo sia davvero un dono speciale la musica.